Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. La Domenica delle Palme o di Passione è straripante di messaggi, dobbiamo limitarci ad alcuni flash. I discepoli portarono un puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli ed egli vi salì sopra. Un asino, una bestia da soma. Nessun conquistatore ha mai fatto il suo ingresso solenne ad orso d'asino, ma nessun altro trionfo è mai stato più vero e spontaneo di questo. Più tardi, all'ultima cena, Pietro disse a Gesù: «Anche se tutti ti abbandonassero, io no». Lo stesso dicevano pure tutti gli altri. Quasi sempre è la faciloneria, l'avventatezza a farci presumere di noi stessi e l'ostinazione. Perché non passiamo in rassegna i nostri fallimenti per trarre qualche salutare conclusione? Per imparare ad essere discepoli in serena umiltà. Giunsero a un podere chiamato Getsemani ed egli disse ai suoi discepoli: «La mia anima è triste fino alla morte, restate qui e vegliate con me». È normale ricorrere a Dio nelle ore della prova, ma i cristiani sono quelli che fanno compagnia a Dio nelle sue prove. Ci è mai passato per la mente il sospetto che anche Dio talora ha bisogno di compagnia? Poi, dopo l'arresto, Pietro, che lo seguiva da lontano, entrò e se ne stava seduto tra i servi, scaldandosi al fuoco nel cortile. Una serva lo guardò in faccia e gli disse: «Anche tu eri con Gesù?» Ma egli negò: «No, non so, non capisco cosa vuoi dire». Caro Pietro, tu ci rappresenti tutti. Non siamo affatto specialisti nel mantenere i nostri buoni propositi, ma neanche nel nascondere le nostre incoerenze. Quel che conta però è avere sempre una riserva di lacrime e nutrire una sconfinata fiducia in quel Messia esperto di misericordia. Dopo essersi fatti beffe di Gesù, i soldati lo condussero fuori per crocifiggerlo. Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene che veniva dalla campagna. È passato alla storia come il Cireneo. Se avete bisogno di una mano, non rivolgetevi a chi ha tanto tempo da perdere. Chiedetela a chi ha già faticato più che a sufficienza. Ve la darà. Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù, dando un forte grido, spirò. Il centurione che si trovava là disse: «Davvero quest'uomo era figlio di Dio?» Quel soldato pagano non ha incontrato Dio nell'imponenza sacrale del Tempio, ma nell'impotenza di quel crocifisso. Cosa c'era di strano in lui? L'amore. Quell'amore che aveva trasformato il suo morire in dono della vita. E allora è l'amore a vincere, e con l'amore la vita, appunto. Alla Pasqua di risurrezione si arriva solo così, non ci sono scorciatoie. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.